Bellissima questa immagine, uno scorcio del Duomo di Siena visto dal palazzo meraviglioso davanti al Duomo qui a Siena, dove una volta c'era un grande ospedale. Mentre stiamo per vivere un appuntamento importante organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con il Comune di Siena, che parlerà di cibo. Ne parleremo insieme, coinvolgendo tanti personaggi. Parleremo ovviamente di Vetrina Toscana, di questa bella iniziativa della Regione Toscana che ha preso il via oltre 15 anni fa. Insomma, benvenuti a Toscana a Tavola. Siamo arrivati a tirare le somme su questo anno importante per capire l'evoluzione del cibo, capire se c'è stata un'evoluzione del cibo, se è giusto che ci sia un'evoluzione del cibo, capire se il cibo, continuo a dire, è una ricetta, un pensiero, l'approccio delle persone al cibo è statico o è dinamico, capire se esprimiamo veramente adesso quella che è l'evoluzione dei tempi e capire anche se con quello che stiamo cucinando esprimiamo una data, esprimiamo un concetto temporale. Io credo che, e parlo per la Toscana perché è la terra in cui vivo, dove sono nato e dove cucino, credo che sia uno dei momenti da ricordare, che verrà ricordato e che marcherà un determinato settore gastronomico, cioè adeguare le vecchie ricette che ci arrivano non da millenni, dai nonni, adeguarle ai tempi che sono e far sì che senza stravolgerle, usando gli stessi concetti, usando le stesse tipologie, noi riusciamo a renderli proponibili, a renderli digeribili, a renderli accettabili, perché adesso il cibo non è più creato per persone che devono lavorare, nella stragrande maggioranza dei casi, di fatica, ma dobbiamo creare del cibo che sollazzi l'anima, che ci renda felici, ci faccia star bene e sia propositivo. Allora, non è più proponibile una ricetta storica che succulenta, fantastica, ma pesante. E la vera sfida, e secondo me in questi anni questo stiamo facendo, è di ricreare con lo stesso gusto, con la stessa atmosfera, la stessa ricetta, ma più leggera, più digeribile, più cromatica, più utile anche agli occhi. Una zuppa non è più un mestolo messo nel piatto, ma è lo stesso gesto che creerà sicuramente un'esperienza diversa, ovviamente poi decorato e adeguato a quello che sono. Ecco, questi sono gli esempi che ci tengo a fare per dire che questo anno in Toscana, per quello che ho creato, per quello che ho vissuto con i miei colleghi, parlato, confrontato, è stato l'anno nel focalizzare questi punti. Il mio ristorante Silene, Gourmet, gestisce da 12 anni ormai i servizi del Parco di Arte Contemporanea e il Giardino di Daniel Spoerri a Seggiano. Grande esperienza, è un grande divertimento, anche un grande onore ed è un grande onere perché Spoerri è anche fondatore della Ita Art e tutte le persone che comunque visitano il parco poi nella nostra locanda hanno una tappa, hanno un senso del completare un'esperienza dove saturi e satolli di arte si immergono e si saziano anche del cibo, che comunque dobbiamo ricollegarlo a una forma di arte. Spoerri stesso tante volte fa riferimento al fatto che se il cibo è fine a se stesso per nutrire una persona non è arte, ma se il cibo viene cucinato, lavorato, addobbato e poi presentato, a quel punto scatta il concetto dell'arte, che è molto profondo come ragionamento, è molto molto importante. Sì, il parco è divertente, l'arte è divertente, ma è anche molto impegnativa. Ma
Ma guardi, intanto cominciamo con il dire che questa amministrazione ha una serie di straordinari assessori e l'assessore Tirelli, che fa parte della squadra, ha fatto un grandissimo lavoro, come tutti gli altri del resto nei rispettivi campi d'azione. E quindi abbiamo l'orgoglio e il piacere di avere questo evento finale proprio a Siena, e però permettetemi di dire in una collocazione francamente degna dell'evento e particolarmente bella. Io penso che il progetto di Vetrina Toscana sia un evento che vada reiterato nel tempo. Penso che dovrà essere allargato ancora di più, non perché questa edizione sia stata minore, ma anzi è stata una bella edizione che noi siamo orgogliosi di avere ospitato, e siamo convinti che una delle nostre forti potenzialità sia proprio l'agroalimentare, e quindi, e non solo l'agroalimentare in senso stretto, ma anche l'agroalimentare inteso come trasformazione del cibo. Perché l'intelligenza, il carattere del toscano ben si presta a una trasformazione del cibo che sia nella tradizione ma anche originale. Siamo sempre qui all'interno del convegno L'arte del gusto, il gusto nell'arte. Ebbene, qui con noi abbiamo alcuni dei protagonisti per quanto riguarda Vetrina Toscana, i cuochi di Siena. Allora, andiamo a presentare il mitico Pierino Fagnani, detto Bagoga. Chi fa la mossa? Mossiere lo fa la mossa, perché dovete sapere che il Bagoga è stato un grande fantino. Fantino sì. Vabbè. E poi andiamo a presentare Calosci. Salve, buongiorno a tutti. Ecco, e il titolare del ristorante? Particolare di Siena, Marco Gagliardi. Benissimo. Allora, Bagoga, presentaci anche un pochino parte del tuo staff. Digli il nome. Sono Emanuele. E la signorina che è invece del particolare. Io sono Bagoga. Lei del particolare? Sì, però l'ho portata con te. Ah, l'hai portata con te, va bene. È un particolare, gioco sì, di parole. Bene. Presentaci anche invece i tuoi rappresentanti. A parte Francesca Ciampalini del ristorante particolare, poi abbiamo alla nostra sinistra Ginevra Chiesi, Elena Cucusi e io Daniel Calosci. Che si mangia di buono al particolare? Allora, essenzialmente noi facciamo una cucina italiana moderna, una cucina che si ispira alle tradizioni di tutta quanta la penisola, quindi di tutta l'Italia, partendo dal nord a sud e viceversa. Quello che a me piace usare, siccome in questo momento mi trovo in Toscana, sono i prodotti di nicchia toscana. Quindi fammi qualche esempio. Toscani, a partire dalle grandi carni della zona, a partire dal maialino di Cintasenese, fino ad arrivare alle lumache, che abbiamo dei grandi allevamenti biologici qua in Toscana. Che zona fa l'altro? Sono curioso. Allora, le lumache noi le prendiamo, sono quasi a chilometro zero, perché vengono da Pianella. Quindi dove si trova Pianella, diciamo? A 10 km da Siena, un allevamento di lumache completamente biologico, e noi prendiamo queste lumache in modo da mantenere e valorizzare i prodotti del territorio. Oltre a questo, mi diceva il nostro chef, la chianina non può mancare assolutamente. Però non disdegniamo di utilizzare poi anche altre carni. Benissimo. Allora, abbiamo così scoperto alcune eccellenze così in questo pourparlè. Il Bagoga invece, dovete sapere che è un grande appassionato della cucina tradizionale. Per esempio, oggi ci hai fatto assaggiare il peposo dell'Impruneta. Sì, quello è un piatto tipico dell'Impruneta, però si è sparso anche nella provincia di Siena. Sai che nel nostro giro, dopo 400 e oltre puntate che abbiamo fatto, abbiamo scoperto che oltre alla cupola del Duomo di Firenze i muratori, i carpentieri mangiavano il peposo, è bene precisarlo perché il muscolo costava anche di meno a quell'epoca e anche oggi, e quindi si dava da mangiare, riusciva a rinfrancare bene, sì, a ritrovare però energia. Aspetta, ma non solamente il peposo ha fatto questo monumento, col peposo hanno fatto gran parte dei monumenti della Toscana. Però il peposo è nato all'Impruneta, perché lo facevano in onore dei Brunelleschi quando andava a cuocere i suoi mattoni all'Impruneta. Bellissimo. E lì è nato il peposo. Ma guarda che poca poca dicevamo le stesse cose. Poca poca dicevamo le stesse cose. Allora, senti, che si mangia di buono invece da te? Allora, fammi qualche esempio. A me, come oggi ho fatto il peposo, però si parte subito con un antipasto, il tonno del Chianti. Che cos'è? Il tonno del Chianti, che sarebbe... Non è un pesce, attenzione. No, perché nel Chianti il mare non c'è un mare, ma è rosso.
Bene, e il vino, vabbè. Il vino, andiamo. E si fa col filetto del maiale. Il filetto lo vapore, si cuoce a vapore e poi io lo servo sopra a un letto di ceci. Senti, un bel primo piatto che si potrebbe mangiare dal Baugoga. Ecco, da me te ne posso dire due. La zuppa di fagiano e lenticchie è l'unico piatto che si ricorda tipico senese della via Torone, nei secoli dei secoli. Bene, che sarebbe una zuppa di fagiano, che il fagiano viene fatto arrosto, poi l'ossa e le cosce venivano disossate, fatto il brodo e ci si viene lessato le lenticchie. Poi un altro piatto che si può fare è i pisci che sono però Siena, sono più della provincia, sì, di Siena. Ma io sono di Montalcino, perciò anzi da me pinci si chiamerebbero, a Montalcino si chiamano pinci e non pisci. E ricordiamo che il condimento sublimale fondamentale è naturalmente l'aglione, però dalla parte di Chianciano. Da noi va parecchio il sugo della cinta senese in bianco, oppure anche quello dell'oscio. Dell'oscio, sì, poi, ma io sono Fontebranda e l'oscio lo mangio. Insomma, il Baugoga, siccome è campanilista, tutto quello che fanno quegli altri paesi non gliene frega nulla. Allora andiamo avanti a noi invece. Senti, perché avete sposato la causa di Vetrina Toscana? Ma allora, come io dico sempre in queste manifestazioni, noi siamo essenzialmente dei cuochi, quindi dobbiamo rappresentare il territorio. Il territorio è tutto quello che ci circonda, a partire dalle erbe selvatiche, alla campagna, fino ad arrivare a tutti i prodotti che nella sua massima espressione valorizzano il territorio. Vetrina Toscana da sempre valorizza il territorio perché invita i cuochi che aderiscono, come avete fatto voi da tempo, appunto a questa idea, a questa filosofia di utilizzare i cosiddetti prodotti a chilometro zero, tipici e stagionali, perché è ben importante. Il chilometro zero, d'accordo, ma bisogna cogliere il pomodoro nel momento giusto. Se c'è un pomodoro che mangi a dicembre, c'è qualcosa che non funziona. Ma non solo, ma poi sono anche delle piccole produzioni di nicchia in Toscana, e sono nuovi pastifici che fanno delle paste di estrema qualità, e è giusto valorizzarle e diffondere appunto la cultura di queste nuove paste. Senti, tu ormai hai sposato la causa di Vetrina Toscana da tempo. Sì, ormai, e perché? Da quando è nato? Perché io già mi garbavo adoperare il prodotto senese, il prodotto tipico che si trova poco, però di rilanciarlo, perché c'era tante cose che erano dimenticate. Bene, allora grazie a Baugoga, grazie a Calosci del particolare, al titolare di particolare, a tutti e due gli staff, e noi proseguiamo questa serie di interviste all'insegna di Vetrina Toscana. In questo appuntamento tanti relatori, ma i veri protagonisti sono i cuochi, perché sono coloro che portano in tavola, grazie alla loro creatività, alla loro professionalità, alla loro bravura, dei piatti sontuosi. Qui accanto a me ho alcuni dei protagonisti della Babette, che Babette si trova a Bella Vista Poggi Bonzi. E che si mangia di buono delle volte? Noi si fa una cucina sia toscana, ma abbiamo anche inserito dei piatti di pesce, quindi sempre però a base di tutto ci deve essere quella tradizione che deve collegare a sé. Quindi anche se siete in campagna, però il pesce vi arriva fresco, ecco. Sì, sì. Ricorda il nome? Allora, lui è un ragazzo che lavora, uno stegista che lavora da me, frequenta il quinto anno della scuola alberghiera di Colle Valdelsa, che insomma ci dà una mano. Michel Belli. Ah, e invece tu sei il titolare? Io sono Fasciano Giuseppe. Beh, sì. E che cosa, ecco, dimmi qualche piatto interessante del vostro ristorante. Ma allora, io il piatti ce ne facciamo tanti, però anche vorrei un po' rammentare il menù che abbiamo proposto oggi. Beh, quello dove abbiamo servito un tortino di pecorino senese su una vellutata di zucca, e poi un crostone con una salsiccia tipica della cinta senese con cavolo nero e una fonduta di pecorino, e poi la classica trippa alla senese, che la specialità di essere senese, che deve avere dentro della salsiccia sbriciolata. Allora, attenzione fiorentini all'ascolto, non voglio fare delle diatribe, ma è importante, perché i fiorentini da secoli e secoli, da millenni, hanno come piatto fondamentale non la fiorentina che è arrivata dopo, ma principalmente la trippa. Vogliamo ricordare l'anpredotto prima di tutto, che è la parte più scura, appunto la trippa. Allora attenzione, la differenza che passa fra quella fiorentina e quella senese dove sta? Dici. È nella salsiccia
di cinta che viene sbriciolata, proprio sbriciolata, nella trippa. Quindi, gli altri ingredienti sono uguali? Sono carota, uguali, la carota, sedano, cipolla, c'è tutto. Però la differenza è che noi prendiamo la salsiccia a Siena, viene sbriciolata dentro. Quindi quando mangi la trippa c'è salsiccia, questo. Ricordiamolo. Ma di cinta senese. Del sì, maiale. Perché ci dobbiamo davvero sempre tenere alla tradizione. Vedi che in questo momento abbiamo dato un'informazione che molto probabilmente molti dei fiorentini, pistoiesi, pratesi e tutti gli altri che ci stanno seguendo nelle 10 province toscane non sapevano. Ti ringrazio. Bene, adesso andiamo a Castellina in Chianti, certo, dove c'è un ristorante bellissimo che si chiama Antica Trattoria La Torre. Da quanto tempo esiste? Dal 1892. Pensa un po', ragazzi, di generazione in generazione. È iniziato da una bottega con mescita di vini, i bisnonni facevano commercio di animali, agnelli, maiali, vitelli eccetera, e più avevano questa piccola macellazione insieme alla vendita diretta, e da lì è cominciato. Poi nel palazzo dove siamo ora è iniziato nel 22, quindi sono quasi 100 anni che siamo lì dove ora. Quindi la nostra tradizione, il legame col territorio è antico. Allora, ci avete fatto assaggiare un coniglio ripieno fantastico. Venga, mi fa passare un attimino, certo, lei. Certo. Mi dica da che cosa era composto quel ripieno. Ripieno di carne, sì, di manzo e di maiale. Poi tutti gli ingredienti non si possono dire. Vabbè, qualcuno è segreto, d'accordo. Noi siamo specializzati di Toscana a Tavola nello svelare i segreti. Magari uno ce lo sveli, un ingrediente magari. La carne mista di manzo e di maiale. Vai. E uova, formaggio e rigatino, pancetta. Benissimo, perfetto. C'è un'erbetta, almeno l'erbetta si dice, quell'erbetta di campo che avete messo nell'impasto, vabbè, rimane misteriosa, va bene. Facciamo qualche altro esempio. Oltre il coniglio ripieno, quali sono i vostri piatti calde, come si dice? Ma noi facciamo piatti della tradizione, come si è detto, quindi un piatto cald sicuramente sono i tortelloni fatti con l'ortica e la ricotta fresca. L'ortica chilometro zero, no zero, sotto casa praticamente, perché l'ortica dei Carfini, che è lì. C'è sui muri qualche punto. No, sotto le cose. Sì. E con la ricotta dei caseifici toscani, insomma, che divide la zona. Questo è un piatto che facciamo spesso. Poi la ribollita, è un classico. Abbiamo tante zuppe stagionali, perché noi ci piace. La zuppa frantoiana in questo momento è una zuppa toscana che... Potremmo fare un dibattito interessante, ma è possibile che la zuppa frantoiana sia il bisnonno della ribollita? Ma... Proprio, guardi, attenzione, perché faccio una domanda, che qui ci sono i cultori. Allora, io penso che ogni zuppa in Toscana ha una storia a sé, è in un raggio di chilometri piccolissimo. Questo parla di ingredienti, ovviamente. Ingredienti. Anche per la ribollita. A me mi fanno un po' sorridere quelli che mi dicono: io faccio la vera ribollita. Io gli dico: no, non fai proprio niente. Nel senso, te fai la tua ribollita, magari è buonissima, ma fai la tua ribollita. Perché ogni 10 chilometri cambia qualcosa. E ovviamente ricordiamoci, la ribollita veniva realizzata in virtù di quello che passava l'orto, o meglio, di quello... Infatti è questo, esatto, perché veniva in base a tutti i contadini, quello che loro coltivavano di là, quindi la ribolletta non è... Poi che alla base c'è il cavolo nero, quello... Però... E a livello di stagione magari la ribollita la puoi mangiare diversa tra maggio e settembre. Dico infatti, bene, no? Infatti in estate si mangiava più spesso la panzanella, si mangiava piatti freddi, perché giustamente arrivo il cavolo nero ci e poi la zuppa di magro. E la zuppa di magro. Gli dica un attimino a quelli che non lo sanno che cos'è. Diglielo te. La zuppa di magro, perché si chiama di magro? Pronta? Non c'è carne. Oh, dice, ma io questa la sapevo, e lo so, ma mia, tutti la sanno. Bene, allora. Pensavo fosse una cosa difficile. No, gli chiedevo una cosa talmente facile che invece, grazie ancora. Quindi ricordiamo il nome del ristorante. Antica Trattoria La Torre. E il nome del ristorante? Babette di Poggi Bonzi. Evviva Vetrina Toscana. Siamo arrivati al termine di questo piacevole incontro, sempre qui all'interno di Santa Maria della Scala a Siena. È stata una bella festa, gli amici se ne vanno, ma non è stata una inutile serata, tutt'altro, è stata una serata ricca di spunti. Ebbene, con questa bella immagine che la regia vi propone, io vi ringrazio della vostra attenzione dicendo semplicemente: evviva Vetrina Toscana! A presto!